Lisa Lazzi, l'ultimo segreto del Botticelli. Eravamo rimasti a pagina 25. A Milano, per esempio, imperversava da qualche settimana una terribile epidemia di peste che Francesco I aveva sfruttato a suo vantaggio. Erano giunte notizie circa un suo facile ingresso in città perché la popolazione non aveva posto a resistenza. Gli ultimi dispacci parlavano di uno spostamento dal re di Francia verso Pavia, città che, con la sua posizione strategica nel controllo delle vie di comunicazione tra Milano e Genova, rappresentava per lui una vera spina nel fianco. Solo la sera precedente Lucio aveva letto ad alta voce una lettera di Rata Bianca che parlava della guarnigione di Pavia. Nessun saluto convenevole apriva la missiva, ma mere informazioni tecniche. Si diceva che i 6.000 difensori fossero comandati da un vecchio ed esperto soldato, Don Antonio De Leiva. E che forte dell'enorme superiorità numerica, Francesco I avesse deciso di prendere d'assalto la città lanciando una serie di attacchi alle mura. Gli attacchi erano stati tutti respinti dalla guarnigione, aiutata anche dalla popolazione che temeva il saccheggio. L'ignoto mittente chiudeva dicendo che se la strategia iniziale della re di Francia fosse stata sbagliata, quella successiva lo era risultata ancora di più. I 3 mesi di inconcludenti operazioni avevano dato modo a Carlo V di riorganizzarsi e di trovare 25.000 uomini al comando di Carlo di Lannoy, viceré di Napoli, di Carlo di Borbone, ex conestabile di Francia, e di Fernando da Valò, marchese di Pescara, ora accampati a est dell'abitato. Quando aveva terminato la lettera, aveva guardato Bianca e si era accorta che la marchesa era improvvisamente impallidita. San Secondo è in pericolo. No, non noi. Lucio aveva fissato ancora la marchesa e poi la lettera, cercando di capire per la salvezza di chi Bianca potesse provare tanta pena. Non aveva più genitori e marito, e i suoi figli erano a San Secondo. È mio fratello, le disse lei, leggendole come al solito nel pensiero. Gli ho fatto da madre perché la tigre di Romagna era nelle gabbie papali di Castel Sant'Angelo. Lucia l'aveva guardata senza capire. Ludovico è nato 16 anni dopo di me. Generalmente a 16 anni le donne fanno figli. Io e te siamo strane eccezioni, Lucia. Quando mia madre perse Imola e Forlì e venne catturata dal Valentino, fui io a prendermi cura di Ludovico, che dopo la morte del padre venne chiamato da tutti Giovanni. Giovanni dalle bande nere. Solo allora aveva capito perché Bianca era così terrorizzata. Suo fratello, quello che lei considerava la strega di un figlio, era dalla parte sbagliata della battaglia. Non le aveva dato ulteriori informazioni e si era ritirata subito nelle sue stanze, ma Lucia aveva colto la paura nel suo sguardo. Forse per rispetto nei confronti di Bianca e non per le 3 giornate di pioggia battente. Aveva ritardato la partenza, ma ora era diventata assolutamente impellente. Per quello che ne sapeva, i francesi e gli imperiali potevano arrivare nel Parmense di lì a un paio di giorni e per lei sarebbe stata la fine.